Esplode l'estate 2023 anche al quartiere Madonnella, con una festa per la quale varie associazioni hanno unito le forze, le idee e il loro spirito di iniziativa per regalare ai cittadini una serie di eventi. Grazie al bando Un negozio non è solo un negozio, le attività commerciali di Via Mameli hanno messo a disposizione i loro saperi. Noi come scuola di formazione, Bar Project Academy, proponiamo una serie di cocktail alcolici e analcolici per questa sera, rivisitati appunto per l'occasione, con diciamo dei prodotti della nostra terra, della Santoreggia, del rosmarino, dei limoni di Toritto. Del gelato sospeso, è un'iniziativa finanziata dal Pommetro Città di Bari, che consiste nel pagare un gelato per chi verrà dopo. Prevalentemente aspettiamo i bambini del quartiere che vengano a gustare il nostro gelato biologico. Siamo qui per ricordare alcune vecchie tradizioni come l'oleolito di Perico, che si fa tradizionalmente la notte di San Giovanni. Questa sera facciamo la montanara, se vuole vedere sarebbe questa frittella che viene messa nell'olio. Tra le tradizioni popolari di questa notte magica è stata preparata l'acqua di San Giovanni. La notte di San Giovanni si prepara quest'acqua in cui si mettono delle erbe, molte erbe aromatiche, alcune anche che hanno un potere energetico particolare, e si lasciano tutta la notte al sereno, devono essere esposte alla luna e il giorno dopo ci si lava con quest'acqua. Intanto l'acqua che ne viene fuori è profumatissima, una meraviglia, ma poi anche nelle tradizioni popolari la credenza è quella che preserva la salute poi per tutto l'anno, perché le piante hanno questo grande potere energetico e salvifico, diciamo così. La tradizione vorrebbe che ci siano 9 erbe precise, però in realtà bisogna mettere quello che c'è, quello anche che uno sente può servire di più in un determinato momento. Centaura solstizialis, oppure spino giallo, ed è proprio la pianta del solstizio.